Buongiorno a tutti, oggi sono qui con Fabiana, sono molto contenta di questo intervento. Ciao Fabiana. Ciao Anna, piacere di ritrovarti. Allora, oggi parliamo di un tema molto particolare che sono i tarocchi, ma i tarocchi come indagine di consapevolezza e poi strada facendo, ne parliamo meglio. Io ho conosciuto Fabiana proprio in questo contesto come utilizzo dei tarocchi come indagine di consapevolezza. E intanto, se vuoi, Fabiana, spiegare tu che cosa fai brevemente, che così poi inizio subito a tartassarti di Ok, domande, che è un argomento molto curioso. sì, volentieri. Io leggo i tarocchi, ecco perché siamo qui, e faccio sessioni individuali, lavoro con gruppi, tengo corsi di tarocchi e, come dicevi anche tu, utilizzo il tarocco come uno strumento tu hai usato il termine indagine, lo accolgo, funziona anche per me. Come uno strumento di indagine per comprendere che cosa sta accadendo nel momento con tutto quello che la persona porta, quindi difficoltà, blocchi e tutto quello che porta con sé durante la sessione. Io utilizzo il tarocco perché è uno strumento di cui sono innamorata. Io lo chiamo strumento perché per me è uno strumento come ce ne sono tanti, ovviamente il tarocco ha delle sue peculiarità e sono quelle che io ho amato fin da subito, le sue immagini, i suoi colori, i suoi numeri e il fatto che siano cartacei, quindi mi è piaciuto, lo trovo proprio bello, anche esteticamente. Ce ne sono tanti di strumenti, io penso, ognuno deve trovare il suo, per fare il suo lavoro e io mi sono innamorata anni fa, quindi 15 anni fa, e quindi continuo, ho iniziato lo studio e lo continuo tuttora, è uno studio che non finirà mai, perché per me è uno studio di me stessa e dell'altro, quindi per me è un grande strumento che aiuta a fare questo, ad autoconoscersi e ad aiutare a sostenere l'altro nel suo cammino di autoconoscenza. Esatto, infatti era proprio la prima domanda che volevo farti, no? Sappiamo quando intraprendiamo un percorso di crescita interiore che ogni strumento può essere utilizzato ai fini di consapevolezza, se vogliamo. Quindi mi piacerebbe che tu ci parlassi del tarocco, quindi non come divinazione, ma come strumento per comprendere il nostro presente, per comprendere appunto i blocchi, come hai detto tu, eventuali. Allora, sì, come dicevi tu, io non faccio divinazione, così chiamata divinazione, non è qualcosa che io reputo di per sé sbagliata, penso che ognuno debba fare ciò che corrisponde al suo sentire, al suo credo, quindi non è un essere a sfavore di qualcuno che lo fa, ma io ho un pensiero a riguardo che è non andare a lavorare su qualcosa che ancora non c'è, che è proiettivo, no? Che è questo futuro, questo fantasma del futuro che tutti noi abbiamo, così come abbiamo un fantasma del passato, del resto, e quindi io lavoro sul presente, non faccio divinazione, non leggo il futuro, una mia lettura non è in merito a che cosa mi accadrà e io rispondo accadrà questo, non è così una sessione con me. L'ansia, diciamo così, del futuro l'abbiamo tutti. Una volta nella vita arriva chiunque, se sei fortunato una volta nella vita, altrimenti più o meno siamo sempre tutti proiettati in avanti e questo lo comprendo. Io però cerco di riportare tutto al presente. Quello che io lavoro con la persona è il momento che abbiamo a disposizione, che è l'unico dove veramente siamo. Con la nostra anima, fisicamente, che è appunto il momento presente ed è da lì che io cerco di lavorare. Quindi se c'è qualcosa che affligge, in merito anche a un tipico futuro, lo accolgo, va bene, ma semplicemente lo riportiamo nell'adesso scusate, lo riportiamo nell'adesso e lo lavoriamo da qua. Che cosa c'è ora, ad esempio, che
che ti impedisce di godere del momento che stai vivendo, da dove si genera questa ansia, questa ansia che paura nasconde, e perché lì, in quel tempo che ancora non esiste, tu stai proiettando una dose, un tipo di emozioni e di pensieri che ti portano ad essere inquieto nel tuo momento presente, ad esempio. Quindi si accoglie tutto, ma si lavora da qua. Cos'è che sta generando quell'ansia? Cos'è che sta generando quella paura? E da dove si è creata quella prospettiva o quella credenza che là nel futuro potrà arrivare qualcosa che è negativo, è sbagliato? Che cos'è che ti fa paura, no? E Quindi, noi troviamo Flaviana, qua. quindi nella linea del tempo non c'è niente di definito, di congelato, no? Io cambiando qualcosa nel qui e ora, nel mio presente, lo posso cambiare comunque nella linea del tempo, non c'è un destino congelato che mi aspetta. Io sono, diciamo, cresciuta con una frase che non è la mia, ma che è una frase che accolgo, che mi piace, che ancora vibra dentro di me, che è: tu non hai un futuro predefinito che ti aspetta, tu hai una serie di possibili futuri che ti aspettano. E a seconda delle decisioni che prendi oggi, dei passi che fai oggi, del come ti collochi nel tuo adesso, prenderà vita un futuro o un altro. Quindi molto semplicemente il futuro è, diciamo, la conseguenza delle tue azioni, delle tue scelte, di quello che vivi oggi. Naturalmente c'è una componente che non riguarda noi, nella quale io credo fortemente, che è il mistero. Quindi noi non siamo padroni di tutto, non siamo realmente totalmente padroni della nostra vita, lo siamo nella misura in cui noi siamo umani. Quindi quello che ci è stato dato come possibilità di default alla nascita, dalla nascita, che riguardano la nostra specie, la nostra natura, ma poi c'è anche una componente che è quella del mistero e che noi non possiamo controllare, non possiamo decidere, e quella per me è la vita che è molto più sapiente di noi, infinitamente più, che è la coscienza pura e che ovviamente ci porta, no? Davanti a tutte le difficoltà, le sfide, le crisi, che ci aiutano ad evolvere. Quindi siamo noi, ma c'è anche una componente misteriosa, perché non possiamo controllare così tanto. Possiamo fare molto per noi, per la nostra vita, totalmente. Ma c'è anche una componente più sottile, e quella è quella che si prega, è quella che si invoca, è quella che profondamente si sente, ma che non possiamo controllare. Questo anche penso che sia importante. Quindi tu come utilizzi i tarocchi nello specifico per fare questa indagine? Allora, intanto è fondamentale il lavoro che io faccio con le persone, è un lavoro che facciamo insieme. Quindi io non sono nella posizione dell'oracolo o di colei che ha una verità assoluta, ma è un lavoro che faccio con la persona. Quindi la persona è invitata a parlare, è invitata a raccontarmi, è invitata a portare quello che veramente l'ha portata di fronte a me, a condividerlo nella misura in cui vuole, però è un lavoro che facciamo insieme. E poi, in base al tema che porta e alla difficoltà, lo lavoriamo un po' e poi chiediamo al tarocco. Quindi la persona è invitata a scegliere, ovviamente decidiamo insieme che struttura dare al tiraggio, ovvero una struttura che può aiutare in base alla dinamica che la persona ha portato. Si sceglie una struttura, si sceglie se usare una parte del mazzo tutto, quindi gli arcani maggiori, i minori, io delle volte uso segni maggiori, delle volte uso il mazzo integrale, quindi figure numerici o valori e gli arcani maggiori, e poi la persona sceglie le sue carte, non sono io che le scelgo. La persona è invitata a scegliere, se sono in presenza do il mazzo, se sono online, perché ormai c'è anche questa opzione.
spiego e guido la persona a scegliere le carte, anche se il mazzo ce l'ho in mano io, e da lì poi svegliamo le carte che lei ha scelto e iniziamo a lavorare. Quello che accade è che io penso che il tarocco sia un po' un essere abbastanza sensibile e quindi ti mette davanti alla situazione che tu hai portato potendola osservare da un punto di vista diverso. È come se lui si mettesse anche al tuo posto un po' e manifestasse la tua dinamica, il tuo tema, attraverso i suoi disegni, attraverso l'ordine numerico, attraverso delle forme, degli sguardi, dei paesaggi che sono dentro il tarocco, ed è come se tu ti stessi guardando ma da una prospettiva diversa. Quindi non sei tu dentro, ma sei tu che ti puoi osservare anche da un altro posto rispetto a quello da cui ci osserviamo solitamente, che è abbastanza interno, no? E da lì delle volte è difficile essere lucidi, non so come dire, avere un'attenzione che ci possa aiutare. Siamo delle volte invorticati totalmente dentro di noi, no? E non riusciamo ad avere un'osservazione un po' dal di fuori, un po' distaccata, o guardare da un altro punto di vista. E il tarocco, così come quando lavori con una guida che scegli, ti aiuta a poter osservare e ad avere anche delle chiavi di lettura veramente delle volte incredibilmente diverse da quelle da cui tu avevi sempre osservato la tua, quello che tu, noi chiamiamo il nostro problema. E quella è una possibilità molto creativa, perché apre dei portali da cui le cose iniziano a poter sembrare anche diverse e avere un sapore diverso, un profumo diverso e anche un peso specifico diverso, se tu puoi guardarla attraverso degli altri occhi. E sei più, come dire, libero, come fare un po' di stretching e non avere più quel peso così forte addosso. E in base a quello che emerge, ovviamente la persona mi dice come si sente, che cosa sta accadendo vedendo quella carta. È un lavoro di ascolto costante, no? Dove io invito anche la persona ad ascoltare che cosa sta accadendo. Delle volte una persona improvvisamente inizia a sudare freddo, io lo vedo, oppure vedo una carta e inizia a fare delle smorfie o delle tensioni facciali perché quello che sta vedendo non le piace, oppure dice ecco di nuovo lei perché si aspettava di trovare quella carta che magari è un po' che la insegue e lei non capisce perché. E lavoriamo da lì, con tutto quello che emerge secondo dopo secondo. È molto in divenire la lettura, perché io non credo che una carta del tarocco, ad esempio l'imperatrice, è ovvio che ha un suo significato, l'imperatrice è l'imperatrice, non è un'altra carta, ha un numero che è il suo, che è il 3, che non è un 5, quindi porta un'energia all'imperatrice, un'energia che ha delle qualità abbastanza peculiari, le sue, ma quell'imperatrice prende forme e sfumature distinte a seconda della persona con cui sta lavorando in quel momento. Quindi se io lavoro con l'imperatrice con te, Anna, non è come se lavoro con l'imperatrice con un'altra persona, perché prenderà vita nel campo che si crea tra me, l'imperatrice e la persona, e prende una vita sua, prende delle qualità sue che sono in relazione alla persona. E quindi è ovvio che una lettura è tutto in divenire, è tutto con quello che accade in quell'ora di lavoro, che non è prevedibile, non è mai fisso. Non credo di aver mai sentito o visto una carta nello stesso modo, cambia tutte le volte a seconda della persona. Visto, perché se è vero che il tarocco ti fa da specchio, naturalmente l'immagine che riflette è sempre diversa a seconda del momento e a seconda della persona, quindi è abbastanza un arte in movimento. Salve Fabiana, possiamo raccontare così senza entrare nei dettagli la nostra esperienza, che è stata un po' particolare perché abbiamo dedicato un'ora di lavoro, tu l'hai dedicata ad una carta. Esatto, se vuoi raccontare un po' questa dinamica, così capiscono anche meglio chi ci ascolta, come tu utilizzi i tarocchi. Sì, ovviamente senza, appunto, come hai detto tu, entrare nello specifico, ma quando abbiamo fatto la nostra lettura, il nostro incontro, circa un'ora, la durata che io do agli incontri,
mi ricordo bene che avevi portato il tuo tema, avevamo deciso di... È stato molto atipico, no? Un'eccezione che ricordo bene e che magari si ripeterà, però abbiamo strutturato il nostro tiraggio, cioè ci siamo accordate, allora scegliamo 4-5 carte, mi sembra, o 4 carte erano. Una carta è delle figure, questa carta parla di te, e con le altre tre vediamo la situazione, forse i passi da muovere, non mi ricordo nello specifico, no? Non entro troppo lì. E alla fine abbiamo girato la prima carta, che era la figura, che era una regina di coppe, giusto? Giusto. E abbiamo lavorato per un'ora intera sulla regina di coppe. Non era il momento quello di proseguire e dare più informazioni di quelle che già avevamo trovato in una sola carta che era la regina di coppe. Quindi le altre tre sono rimaste un mistero che non siamo andati a sondare perché abbiamo sentito che non era il momento, sarebbe stato troppo. E con una regina di coppe abbiamo fatto la nostra lettura con le sue caratteristiche, no? La regina di coppe è questa regina che guarda una coppa abbastanza grande che è chiusa, che ha un coperchio, e lei la guarda come se stesse custodendo quello che è contenuto dentro la sua coppa. Nei tarocchi le coppe parlano del così chiamato il centro emozionale, no? Quindi tutto il nostro mondo delle emozioni, dei sentimenti, delle relazioni, di come li manifestiamo, di come non li manifestiamo, di come li viviamo, di come fluiscono, di come non fluiscono. E ci siamo soffermati su questa regina che era lì, no? Un po' in protezione per certi versi, come se stesse appunto custodendo qualcosa che da una parte lei deve proteggere, ma dall'altra parte la regina ha anche questa cosa dell'andare, si dice, verso il 5, no? Lei è tra due numeri, la regina, e un numero è quello delle cose sicure, della casa, di quello che deve rimanere protetto, nel conosciuto, nella zona così chiamata zona di comfort, dove tutto torna, dove c'è una sorta di quadratura, anche se può essere una zona di comfort non troppo comoda, cioè quindi è un comfort molto relativo, è dove noi abbiamo imparato a stare. La nostra struttura, i nostri schemi, le nostre modalità. E poi invece una voce che ci chiama, che è quella del 5, ad aprirci, a mettere in discussione, a creare un po' di movimento in quella quadratura così precisa, quindi in quella coppa che è nel suo microclima perfetto, dove tutto funziona, dove tutto ha una ragione. E quindi è anche un invito a correre dei rischi, appunto, a mettere in discussione, ad aprirsi e vedere che cosa succede se quella coppa si apre un po', che cosa succede in me, che cosa temo, che cosa ho paura che esca, che cosa ho paura che gli altri vedano, posso sentirmi fragile, posso sentirmi troppo vulnerabile, allora da dove arriva quella vulnerabilità? Perché il mondo mi fa paura? Ora sto andando in espansione, no? Non solo su di te, però. E la nostra lettura è stata quella, un viaggio dentro le tue coppe. Certo, infatti l'abbiamo Sì. chiamato, a volte basta solo una carta, no? A volte basta solo una carta, proprio così, perché c'è bisogno di quello. E delle volte è sufficiente, delle volte è più importante ancora una volta, no? Noi delle volte siamo proiettati nel trovare una soluzione, nel capire i passi da compiere. Evolvere o migrare da una certa condizione in cui siamo, ma questo delle volte ci fa allontanare dal nostro sentire. Siamo talmente proiettati nel voler capire come muoverci da lì, perché lì è un posto che scotta, che brucia, che non ci diamo il tempo di contattare che cos'è che stiamo vivendo, di come sto ora veramente, che cosa c'è ora qua nel mio giardino. L'inquietudine, la voglia di cambiare, qualsiasi cosa sia, ma prenderci un momento per stare lì, per contattare e vivere pienamente il momento, no? Che sia per un istante o che sia per un tempo più lungo. Però delle volte noi scappiamo tutto il tempo, abbiamo bisogno di trovare un modo per andare via da quello che ci fa stare male. Ma una tappa fondamentale ci insegna il tarocco, e non solo il tarocco, è imparare a darsi il tempo di vivere
quello che stiamo vivendo, quello che stiamo sentendo, che sia l'elaborazione di un dolore per il lutto, che sia il dolore per la separazione con qualcuno, che sia un ricordo che è emerso, che ci ha aperto completamente delle memorie che avevamo tenute in un magazzino remoto del nostro essere, darci il tempo di contattare, darci il permesso di legittimare le nostre emozioni, che significa semplicemente sentire quello che stai sentendo, legittimarlo. Sto male adesso, sono triste, sento nostalgia di qualcuno che ho perso, sono arrabbiata per quello che mi è accaduto. Contattarlo, lo stai vivendo, that's it. E invece lì immediatamente scattano un sacco di cose. L'altro giorno una ragazza mi ha detto, è quello che stai provando, no? Stai emergendo questo. E mi ha subito risposto, sì, ma io non voglio fare la vittima. Ma non è possibile fare la vittima. Se tu legittimi il tuo dolore non sei vittima, stai semplicemente facendo un contatto maturo con quello che stai provando, che non è mettersi nei panni della vittima. Ma se sei anche stata vittima di qualcosa, legittimalo. E lo sei stato, va bene. Se sei stata succube di qualcuno, ok. Non vuol dire rinforzare quella posizione e proclamarti succube tutta la vita, perché poi da lì migri. Il passaggio non è rimanere fermi lì, cioè il punto non è rimanere fermi lì. Se tu ti legittimi, è molto possibile che migrare da lì sarà più facile. Concordo, sì. Concordo pienamente, infatti credo proprio fermamente che un percorso di consapevolezza e di crescita implichi proprio prendere coscienza in modo equanime di tutte le nostre sfumature nel momento presente, come abbiamo detto all'inizio. Ho fatto proprio martedì un podcast a riguardo, che a volte l'ondata un po' new age del pensiero positivo ad ogni costo ci costringe quasi, come hai detto tu, non voglio essere vittima, a spingere nell'inconscio qualcosa che stiamo rinnegando nel momento. Quindi è davvero molto, molto importante concedersi. Sì, sono passaggi. Prima di poter trasformare qualcosa che è un potere che noi abbiamo nella nostra vita, è una qualità che ci è stata data, è un potere creativo, è una forza creativa, quella di poter crescere, di maturare, di trasformare. Ma prima di fare quello devi vedere qual è la questione. Esatto. Quindi va bene il pensiero positivo, ognuno trova la sua forma di reagire, ma non puoi saltare il passaggio per me, perché altrimenti è negare. E quando tu neghi, si crea un legame molto forte con quello che stai negando dentro di te. E Esatto. quindi sono semplicemente passaggi, cioè il passaggio A, il passaggio B, il passaggio C, e penso che uno di questi sia l'importanza di legittimare, vedere quello che è. Come stai? Chi sei tu in quel momento? Sei incazzato nero? Sei incazzato nero. Non significa che sei una persona negativa, significa che adesso sei incazzato e se tu contatti quella rabbia la puoi trasformare in una forza immensa che ti può dare una grande spinta per andare verso ciò che vuoi, quindi diventa poi un'energia a tua disposizione. Ma se salti il passaggio, inizia secondo me a girare questa energia e ti muove lei. Tante volte è così, ad esempio con la rabbia, È no? vero, è vero. Cioè legittimare le emozioni, anche quelle che definiamo negative, perché ormai polarizziamo tutto, non ci rende brutte persone, ci rende esseri umani che siamo in crescita e quindi ci permette appunto di trasformare alchimicamente, come hai ben spiegato Sì, tu. Ma una frase molto bella che mi hanno detto è emersa in un percorso che sto facendo di Gestalt, è che c'è questa la teoria paradossale del cambiamento, che è molto semplice ma molto utile, che dice che il vero cambiamento avviene quando tu inizi a comprendere chi sei e smetti di voler diventare chi non sei. Quindi il cambiamento avviene quando tu inizi a vedere e a darti il permesso di vederti come sei, senza voler essere chi non sei. Ma se ci pensi, noi non facciamo così. Esatto, Sono vero. arrabbiata, non voglio essere arrabbiata, per esempio, no? Vero, verissimo.
Ma tu come sei arrivata ad approcciare questa cosa con i tarocchi? Qual è stato il tuo percorso di studio? Io ho iniziato a studiare i tarocchi per una sincronicità di incastri di numeri, è una roba un po' particolare. Prima avevo 19 anni, quindi un po' di anni fa, ora ne ho 36, e ero all'università, studiavo a Firenze in un'accademia, mi ero trasferita lì subito dopo il liceo e a un certo punto io sono sempre stata molto, non so, appassionata nell'annusare le cose che non vedevo, sentire i profumi, seguirli, avere queste immagini e mi ero convinta che mi seguiva un numero. Dicevo, no, io vedo il 22 dappertutto, quelle fasi che si passano, dove hai le tue fissità, eccetera. E allora ho detto, dai, andiamo a vedere in una libreria esoterica che cosa questo numero può voler dire. Mi sono chiusa in una biblioteca. A Firenze ce n'è una meravigliosa e ho iniziato a scartabellare i Templari, Rosa Croce, la Cabala, quello e l'altro. E a un certo punto mi sono trovata davanti un libro di tarocchi e c'era scritto molto chiaramente in quel libro che gli arcani maggiori erano 22. Ho detto, tac, va bene, mi piace. E così ho iniziato a prendere i miei primi libri, i miei primi maxi. Contemporaneamente avevo conosciuto il lavoro di Alejandro Jodorowsky e conoscevo i suoi libri e i suoi film, non conoscevo tutto l'aspetto dello studio del tarocco che lui aveva fatto, ho incontrato quello, mi è piaciuto molto e ho iniziato a studiare il libro, che era La Via dei Tarocchi, quello di Jodorowsky e Marian Costa, e ho comprato il mazzo e tutto. E poi dopo, subito dopo, ho detto, ma io voglio conoscerlo questo Jodorowsky, voglio andare a imparare i tarocchi con lui. E ho digitato Jodorowsky online ed è venuto fuori che Cristóbal Jodorowsky, che io non conoscevo e che poi dopo ho capito che era il figlio, il primogenito di Alejandro, e c'era scritto Cristóbal Jodorowsky Firenze 2 giorni dopo, 3 giorni dopo, cioè nel weekend stesso, no? In un Per paesino caso. un po' in periferia. Allora ho subito chiamato, ho detto, ah, questo è un segno, devo andarlo a conoscere, devo vedere che lavoro fa. E sono andata là, da sola. E non potevo lavorare perché ero un'esterna, mi ero iscritta troppo tardi, quindi mi hanno detto, puoi venire, ma puoi solo osservare, tu non lavorerai. Allora sono andata lì, ho visto Cristobal, lui non era niente che aveva a che fare con i tarocchi, era un lavoro di psicoscamanesimo, insomma, mescolava psicoscamanesimo a psicomagia, eccetera, e sono rimasta completamente sbalordita. E quando l'ho visto, ho detto: Oddio, l'ho trovato! È lui, io voglio che lui sia la persona con cui studio. Mi sono veramente innamorata di quello che ha fatto, che ho visto con Cristóbal. E da lì ho iniziato a lavorare con lui, cioè a iscrivermi ai corsi per tanti anni. Mi iscrivevo come fanno tutti. Poi ho fatto dopo un bel po' di anni un percorso di 3 anni con lui che si chiama Metamundo, è una scuola di crescita. E dopo 3 anni ho iniziato a lavorare come assistente per lui per 5, e quindi ovviamente in questi 10 anni che ho fatto con lui, 10 qualcuno in più, ho potuto approfondire lo studio del tarocco con lui e con altre persone, con delle donne meravigliose, delle maestre del tarocco. Quindi io ho appreso da tante scuole. E a fianco a Cristobal ovviamente ho imparato tutto quello che io anche, una parte del lavoro che io metto anche nei tarocchi, e poi da lì ho continuato a studiare per conto mio. Adesso sto studiando counseling gestaltico, quindi sto approfondendo la gestalt e tutto quello che c'è in questo magico, meraviglioso mondo della psicoterapia gestaltica, e quindi così, insomma, tante avventure, ho conosciuto tante persone, ho visto lavorare, la fortuna di aver visto lavorare moltissime persone. Sì, Che bello nello quando uno studio. segue le sincronicità, che belle cose, poi si appassiona con entusiasmo e trova la sua strada, molto bello questo. Eh sì, assolutamente. Sì. Fabiana, io ti ringrazio tantissimo di questo intervento. Nelle info box lascerò i link per chi vuole contattarti, per chi vuole farti una Con domanda. piacere. Se qualcuno invece volesse semplicemente delle altre curiosità, magari in futuro potremmo fare un altro video, ce le può scrivere come domande. Volentieri.
Io ti ringrazio tantissimo, io e te ci sentiremo sicuramente in contatto con altre Quando cose. vuoi, Anna. Grazie a te per questo spazio. Grazie mille. Grazie, buona giornata.